l'ultima bava di ragno che teneva unita la frana al resto della montagna. Si rompe e la frana sta là. Non c'è più niente che la tiene attaccata al resto della montagna. E poi va 260 milioni di metri cubi di roccia, pezzi di montagna, con sopra i boschi, i corsi d'acqua, lo stagno, campi coltivati, pascoli, vallate, colline e le case. E le bestie che muggiscono impazzite si soffocano pur di scappare. Un mondo intero scende a 100 chilometri all'ora. Puoi dire quello che vuoi, ma il rumore, quello non lo puoi immaginare. Il rumore. Come fai a parlare di quel rumore e quella luce? 25 milioni di metri cubi. Un lago volante alto 160 metri. Un tuono prolungato che fa tremare la terra. E arriva il vento. Ma non un vento normale. Questo non è vento. È qualcosa che fa vento. Via i vestiti. Via la pelle. E quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua, con una forza cinetica assassina. Un martello. Tutto questo non assomiglia a nient'altro che abbia percorso il fiume in migliaia di anni della sua storia. Non è naturale. Che suono c'è dopo in un paese che è stato spazzato via in 4 minuti? Forse qualche lamento? Qualcuno grida qualche nome? Forse c'è il solo silenzio? Questa è la campana di Longarone, la campana che suona ogni anno alle ore 22:39. Per chi suona questa campana? Riuniti in 100 teatri e 1000 case, molte di più in realtà, oggi abbiamo messo le nostre storie insieme a corpi e voci in un coro. Per chi raccontiamo queste storie, per chi ricorda e per chi non sa. Campana e voci dicono coraggio, civile coraggio. Nessuno di noi è uno solo. Nessuno è solo uno.